Benvenuti, benvenuti sulle strade della salute. Con l'arrivo della brutta stagione, torna di attualità il tema della vaccinazione antinfluenzale. E nella sede della direzione generale dell'azienda USL Reggiana incontriamo il dottor Pietro Ragni, responsabile dell'area rischio clinico della direzione sanitaria di questa azienda USL. Parlare di vaccinazione anti-influenzale vuol dire parlare di un presidio, di una prevenzione molto importante. Qual è oggi l'atteggiamento che c'è nei confronti di questa vaccinazione? Ma oggettivamente quanto conta? Qual è il suo valore? Il suo valore è sicuramente molto superiore a quello che è la percezione comune oggi delle persone e purtroppo anche di tanti sanitari viene sottovalutata. È uno strumento che non è certamente miracoloso, è in grado di prevenire, diciamo, due casi su tre di forme a volte lievi, ma anche due casi su tre di ospedalizzazione e anche di decessi. E quindi è uno strumento importante e due casi su tre sono tanti perché. Possono essere nostri, possono essere di nostri familiari, di persone a cui vogliamo bene, che, hanno, che potrebbero avere quindi un beneficio grande. Invece questo è un dato che oggi tende a sfuggirci, purtroppo essere troppo sottovalutato, invece è molto importante. E quindi ribadiamo l'importanza di questa vaccinazione e ribadiamo anche il principio della sua assoluta sicurezza. I vaccini che utilizziamo da molti anni a questa parte hanno un livello di sicurezza altissimo, altissimo. Anzi, di recente è stato rivalutato il problema costituito non dal vaccino, ma proprio dall'influenza, si è scoperto che l'influenza può essere responsabile di un numero molto maggiore di complicanze che non conoscevamo, non sapevamo che potevano venire dall'influenza, come le neuriti, alcuni tipi di neuriti. Quindi, anche da questo punto di vista, la sicurezza del vaccino è enorme e contribuisce a ridurre altri problemi causati dall'influenza. La dottoressa Giovanna Mattei è del servizio di igiene pubblica area Reggio Centro dell'azienda USL di Reggio Emilia. Parliamo di campagna vaccinale. Uno sguardo a quella 2012-2013. Sì, l'anno scorso purtroppo abbiamo avuto una campagna che non ha raggiunto gli obiettivi che noi speravamo, in particolare abbiamo avuto un'importante caduta delle protezioni degli anziani e anche e soprattutto dei soggetti a rischio, eh, quindi quelle persone con patologie croniche che avrebbero per prime avuto necessità di essere protette dalla vaccinazione. In contemporanea l'epidemia influenzale della scorsa stagione ha visto un perdurare del picco epidemico per un periodo lungo e eh, ha comportato diversi casi gravi con necessità di ricovero e anche un 20 decessi nell'ambito della nostra regione. L'altra categoria che si è vista particolarmente colpita è stata anche quella delle donne in gravidanza che sono soggetti più fragili in occasione di un'influenza, possono andare incontro a complicanze e sono uno degli obiettivi da raggiungere con la vaccinazione. Dottoressa Mattei, guardiamo la campagna vaccinale di quest'anno, magari anche per cercare di allargare ancora questa platea di persone che possono beneficiare di questo presidio. Sì, quest'anno eh, oltre ad avvalerci del contributo dei medici di medicina generale che sicuramente è indispensabile per allargare la protezione nella popolazione e che avranno quindi il compito di cercare di sollecitare i loro pazienti che hanno necessità di essere vaccinati a eh, aderire alla proposta, abbiamo anche concordato con l'azienda Santa Maria di fare un'azione di promozione verso gli specialisti in maniera che anche da loro venga verso i pazienti con patologie il messaggio dell'importanza della vaccinazione sia per prevenire la malattia ma soprattutto per prevenire le complicanze gravi a cui sono esposti. Dottoressa Matteico, vediamo il periodo in cui si sviluppa la campagna vaccinale di quest'anno. Sì, la campagna quest'anno, come tutti gli altri anni, è, coinvolge i mesi di novembre e i mesi di dicembre. Dall'11 novembre alla fine del mese di dicembre è il periodo ideale per effettuare la vaccinazione per arrivare protetti al momento dell'epidemia influenzale. Chiaramente se qualche persona per motivi magari di salute non si è potuta vaccinare in questo periodo ideale, eh, qualche vaccinazione potrà essere fatta anche nell'inizio di gennaio. Il dottor Luigi Moscara è il responsabile della pediatria di comunità del distretto di Correggio per l'azienda USL Reggiana. Parliamo di indicazioni e di percorso della vaccinazione anti in età pediatrica. La vaccinazione anti in età pediatrica, come sappiamo, è una vaccinazione stagionale, è dedicata ed è riservata ai bambini a partire dall'età dei sei mesi compiuti in avanti. Noi eh, la indichiamo. E la consigliamo ai bambini con patologia cronica per preservare questi bimbi dalle complicanze dell'influenza, complicanze che si manifestano, si possono manifestare soprattutto a livello respiratorio, ma anche cardiologico e neurologico. E veniamo nei fatti alla organizzazione di quest'anno per quanto riguarda questa specifica campagna vaccinale contro l'influenza. La campagna vaccinale, eh, come tutti gli anni, è partita in novembre e la pediatria di comunità ha organizzato il percorso in modo tale che a casa dei bimbi con patologia cronica arrivi un invito, quindi una chiamata attiva con una vaccinazione gratuita che vada a proteggere i bambini con patologia cronica. Noi eh, riusciamo ad ottenere questo risultato grazie al registro della patologia cronica e al registro delle sanzioni. Dottor Moscare, il tema della patologia cronica è particolarmente importante, ecco, quali sono appunto le patologie che possono davvero avere un beneficio da questa prevenzione? La prevenzione per i bambini con patologia cronica serve proprio per evitare, dicevamo, le complicanze a livello respiratorio, quindi... Dalle infezioni della, della via respiratoria eh, pol, di tipo polmonare fino alle infezioni appunto eh, per quanto riguarda il problema cardiologico e neurologico. Quindi tutti i bambini affetti da infezioni respiratorie croniche, da patologie cardiocircolatorie croniche, da insufficienza renale cronica, così come i bambini con neoplasie o con deficit immunitari congeniti geniti acquisiti rientrano a pieno titolo nelle categorie di bambini da salvaguardare e da prevenire appunto, con la vaccinazione stagionale dell'influenza. La vaccinazione quindi è assolutamente importante, consigliata e raccomandata per le categorie di bambini che abbiamo già citato, ma non è Consigliata per i bambini sani. Nel percorso della vaccinazione anti-influenzale di grande rilievo sono le cosiddette categorie a rischio, un tema che affrontiamo con il dottor Giuseppe Filetti, medico di medicina generale del distretto di Reggio Emilia e coordinatore di Nucleo di Cure Primarie. Quindi dottor Filetti, inquadriamo le categorie a rischio. Le categorie a rischio fondamentalmente sono di due tipi. Persone superiore a 65 anni e persone inferiore a 65 anni che abbiano delle patologie croniche che determinano un maggior rischio di contrarre l'influenza e di andare incontro alle complicanze, che non bisogna dimenticarlo, a livello di influenza sono sempre possibili e sono sempre in agguato. Quindi, eh, lo sforzo che il Servizio Sanitario Regionale ehm, si impegna pone, fornendo la vaccinazione gratuita a queste categorie a rischio, rappresenta un valore aggiunto fondamentale nell'organizzazione dei servizi sanitari. Di fatti le vaccinazioni a queste categorie sono, ripeto, gratuite. L'influenza in pratica è una malattia virale che può predisporre a delle complicanze molto importanti perché apre la strada a delle superinfezioni batteriche. Quindi in sé la malattia virale mh, si potrebbe anche curare molto semplicemente con eh, il riposo, un'alimentazione un leggera e corretta e stare al caldo senza affaticarsi. Ma il problema è proprio che eh, tante volte insorgono delle superinfezioni batteriche. In questo caso è utile per esempio l'uso degli antibiotici. Eh, ma deve essere sempre il medico a determinare la necessità di usarli. Mai il fare da te non va bene perché espone alla creazione di batteri resistenti e questo può inficiare eh, diciamo, l'efficacia degli antibiotici. La vaccinazione antinfluenzale è sicuramente un presidio molto importante per chi soffre di patologie croniche e ne parliamo con il dottor Mirko Lusuardi, pneumologo, direttore del dipartimento aziendale di riabilitazione. Ecco, cerchiamo di inquadrare proprio questa categoria di pazienti. Esiste una uh, forte raccomandazione, consolidata raccomandazione in letteratura scientifica internazionale sulla eh, opportunità o forse ancora meglio sulla necessità di eh, sottoporre a vaccinazione antinfluenzale eh, tutti i pazienti che presentano una malattia cronica. A prescindere anche dalla fascia di età, eh, infatti, eh, tutti i soggetti che ad esempio soffrono di malattie respiratorie croniche, malattie cardiocircolatorie, eh, diabete, eh, insufficienza renale, insufficienza epatica, presentano assolutamente indicazione a, a ricevere la vaccinazione antinfluenzale in modo da evitare eh, il, eh, la probabilità eh, di contrarre delle eh, patologie, delle condizioni acute che in una situazione di comorbidità potrebbero mettere a serio rischio non soltanto la loro condizioni di salute, ma anche al rischio stesso la sopravvivenza. Naturalmente vogliamo parlare anche delle persone che vivono vicino a soggetti a rischio, come comportarsi. È sicuramente consigliata la vaccinazione anche per i soggetti che non presentano un rischio individuale significativo di ammalarsi di influenza e di complicanze dell'influenza, perché eh, le persone che vivono a contatto con eh, soggetti a rischio, vaccinandosi indubbiamente, riducono la probabilità, riducono il rischio che i loro congiunti eh, possano andare incontro ad un episodio influenzale. Ma questo discorso vale anche, ed è questo aspetto molto importante, per gli operatori sanitari, per tutte le categorie che lavorano in strutture protette, quindi a contatto con quella che è la grande fragilità della persona con età avanzata, della persona con patologia cronica e eh, penso che in questa raccomandazione, questa opportunità dovrebbe essere colta anche dagli operatori sanitari, in quanto al di là appunto del rischio personale, esiste comunque anche un rischio di trasmettere l'influenza alle persone che noi sanitari abbiamo in cura, abbiamo in carico, e quindi eh, rappresenta certamente un'importante opportunità per ridurre il più possibile il diffondersi dell'epidemia influenzale. Ancora nella direzione generale dell'azienda USL Reggiana con il dottor Pietro Ragni, responsabile dell'area rischio clinico. Siamo qui per una conclusione e soprattutto un invito, un invito a vaccinarsi. Sì, noi abbiamo tante opportunità, per fortuna, nel nostro paese, nella nostra provincia di offerte di prodotti che ci possono migliorare la vita e ci aiutano a mantenerci il più possibile in salute. Le vaccinazioni e in particolare quella antinfluenzale costituiscono uno di questi strumenti. Noi chiediamo solo di usarli. Vengono messe a disposizione da personale qualificato con impegno di risorse importante, ce la mettiamo tutta per offrire questi prodotti. Usiamoli, crediamoci, ci sono gli strumenti per capire, per rendersi conto che sono davvero utili e sicuri. Usiamoli. E chiudiamo questa puntata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale. Grazie per averci seguito. Appuntamento di nuovo sulle strade della salute.